sostenibile è rappresentante dell'eccellenza del Made in Italy nel mondo e il nuovo aereo Airbus A320 Neo, con gli interni firmati dal designer italiano Walter De Silva, i menù ideati da Vivalda, il personale vestito dallo stilista Brunello Cucinelli. Presentato in questi giorni all'aeroporto di Roma a Fiumicino, il velivolo della compagnia di bandiera ITA Airways è dedicato alla campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, che ad Avio News ha raccontato tutte le sue emozioni per questa scelta. È un grandissimo onore, un grandissimo privilegio, anche commovente e emozionante sapere che con il mio impegno e con la mia passione ho saputo lasciare un segno. E spero che questo aereo possa portare in giro per il mondo tantissime persone a coltivare i loro sogni in vacanza, al lavoro. Io viaggio molto da quando sono ragazzina, sia per le gare che per gli allenamenti, un po' meno per piacere, ma c'è un tempo per tutto. Avio News ha poi intervistato il ministro del turismo, Daniela Santanchè, che ha ribadito la maggiore collaborazione esistente fra il suo dicastero e quello delle infrastrutture e dei trasporti. È molto importante perché è un asset fondamentale per il mio ministero dei trasporti e Salvini sta lavorando anche a questo, perché ricordiamo che il turismo rappresenta il 13% del prodotto interno lordo. Il 2023 sarà l'anno del sorpasso rispetto al 2019. Dobbiamo dire che c'è tanta voglia d'Italia nel mondo, abbiamo tantissime eccellenze, abbiamo una nazione bellissima, dobbiamo essere più bravi a venderla, perché certe volte non siamo così capaci a venderla in tutte le sue peculiarità. Presenteremo il primo filmato che è mai stato fatto per il turismo in Italia e la campagna che faremo in tutto il mondo con Enit. Il turismo di lusso è importante perché abbiamo sempre contato le teste dei turisti, quanti fossero, ma invece dobbiamo anche aumentare quella che è la spesa giornaliera, perché è molto importante quello che lasciano sui nostri territori. Stiamo lavorando anche questo. Oggi i trasporti con ITA Airways per noi è una cosa molto importante, che capirete che senza i trasporti è difficile portare i turisti. Quindi io mi auguro nel successo di ITA Airways perché potrà migliorare ancora di più il turismo.